Buonasera a tutti. La chiacchierata di stasera è dedicata a un tema che mi ha sempre appassionato molto e che mi piacerebbe molto poter approfondire, sul quale comunque devo dire che hanno studiato in tanti nel corso del Novecento. Di studi ce ne sono moltissimi fin dall'inizio proprio del XX secolo. E però negli ultimi 10-15 anni sono usciti degli studi nuovi e particolarmente interessanti. E, il titolo che ho voluto dare, Nel mondo in difesa della libertà, in viaggio con gli esuli italiani in lotta per l'unità d'Italia, si riferisce proprio a questo secolo. Nell'accezione che noi storici contemporaneisti usiamo, cioè il secolo lungo, l'Ottocento che nella definizione di Hobsbawm parte dalla Rivoluzione francese e si chiude con la Grande Guerra, quindi è il secolo lungo. Partiamo facendo una piccolissima precisazione. Che cosa significa esule? Da dove viene la parola? La parola viene dal latino, naturalmente, è una parola composta ex, cioè fuori, e solum, terra, quindi al di fuori della propria terra, lontano dalla terra, dal suolo, inteso come terra natia, come patria. Questo perché? Perché il concetto di esule, di esilio, è un concetto molto antico, lo troviamo nelle cronache e nelle storie romane, nelle storie greche, quindi lo troviamo molto nel corso di tutti i secoli e della storia, della letteratura e nelle narrazioni storiche di tutti i secoli. Facciamo da Cicerone e Seneca che subirono questi esili per motivi che non andiamo a indagare, naturalmente, facciamo un salto lunghissimo per finire nei secoli nostri della penisola italiana, nelle epoche dei comuni, delle signorie, e arriviamo all'esule più famoso, più importante della nostra storia, e cioè quel personaggino di cui quest'anno ricorre il settimo centenario della morte, Dante Alighieri. Dante Alighieri è il grandissimo, l'esule per eccellenza. Non lo cito solo perché quest'anno ricorre questo centenario particolare, ma anche e soprattutto perché nel corso del Risorgimento, cioè proprio col nascere del Risorgimento, Dante viene riscoperto non solo letterariamente, ma anche storicamente, proprio per le sue vicende di persona impegnata politicamente. Le sue opere erano sempre ben conosciute, sono sempre state molto conosciute, ma viene riscoperta la sua persona e la sua personalità. Io comincerei subito, però, per non annoiarvi, a farvi vedere delle immagini, così la chiacchierata che faccio la accompagno con delle immagini. Dunque, questa è semplicemente una prima partenza con una mappa del mondo intero. Eravamo a Dante, ma Dante lo ricordiamo solo un attimo con i tre versi più famosi che lo inquadrano come esule, e cioè quella parte della profezia di Cacciaguida che gli annuncia appunto che lui sarà allontanato dalla propria terra e vivrà il resto della sua vita lontano dalla sua terra. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e salire per l'altrui scale. Sono pochissimi versi tratti dal 17° canto del Paradiso. Dante non è l'unico nell'epoca delle signorie a essere in esilio, a vivere in esilio, ma è sicuramente il più famoso e il più recuperato, appunto, dicevo, nel corso del XIX secolo. Questa è una mappa per
saltare dall'epoca di Dante, dal 1321, anno della sua morte, al XIX secolo, è una mappa che fa parte di un bellissimo atlante che abbiamo in biblioteca, è un atlante del 1820, il Fanfani, come si è conosciuto, e rappresenta tutte le terre emerse conosciute all'epoca. Perché ve la faccio vedere come introduzione? Perché i nostri esuli, quelli di cui accennerò, parlerò molto brevemente nella chiacchierata di stasera, riusciranno a disperdersi un pochino in tutte queste terre, ma tutte veramente, compresa l'Australia, compresi i posti più remoti. Ma ne parleremo dopo. Adesso dovreste vedere il nostro Dante, di cui appunto ho fatto accenno. Dante è in questo caso particolare, è proprio Dante che parte per l'esilio. È un dipinto che appartiene al nostro Museo del Risorgimento, realizzato negli anni 60 dell'Ottocento da Andrea Besteghi. E fece pa faceva parte, fa parte della collezione Pizzardi, cioè quella collezione dei grandi italiani che il primo sindaco di Bologna, Luigi Pizzardi, si fece realizzare proprio per il palazzo che aveva in via Farini, sono il palazzo dove adesso ci sono i tribunali, Lignano e Pizzardi. Ebbene, questo è proprio Dante che parte per l'esilio, quindi lo ricordiamo proprio per questo motivo. Ma avviciniamoci al discorso che ci interessa sul XIX secolo. Come ho detto, il secolo lungo. E ovviamente si parte dalla Rivoluzione francese e dall'epoca napoleonica, questo venticinquennio di sconvolgimento assoluto per il mondo intero, questo sconvolgimento che andrà a segnare profondamente la vita dei contemporanei, delle persone che vivevano in quell'epoca. O come tutti gli sconvolgimenti, sia la rivoluzione e l'epoca napoleonica, suscitarono da una parte entusiasmi sfrenati e dall'altra opposizioni altrettanto forti e convinte. L'epoca napoleonica durò. Che fece seguito al periodo rivoluzionario, cessò, come sanno tutti, nel 1815, finì nel 1815 con la sconfitta di Waterloo e con l'invio in esilio di Napoleone, che qui vediamo in uno splendido ritratto di Andrea Appiani realizzato nel 1803, è veramente un bel ritratto, ma lo vediamo qui invece in questo. In questo quadretto molto più modesto, ma illuminante, cioè il grande Napoleone in esilio sulle rocce di Sant'Elena, dopo la breve permanenza all'Isola d'Elba, fu spedito in un posto da dove non avrebbe più potuto tornare indietro, e anche lui, uomo così importante, subì questo esilio, ma non è di lui naturalmente che voglio parlare, ma delle persone del suo tempo, di coloro che con la restaurazione del 15 si trovarono a fare i conti con un ribaltamento completo della situazione politica, con un preteso non realizzato, ma insomma agognato ritorno allo status quo ante rivoluzione, e soprattutto si trovarono a fare i conti con un mondo che non era più il loro. Tutti sappiamo che l'epoca rivoluzionaria napoleonica aveva portato alla ribalta sia politica che sociale una classe di persone che prima non avevano possibilità di emergere. Con questi sconvolgimenti poterono entrare in gioco invece tantissime persone, purché
di qualunque classe sociale, in qualunque classe sociale fossero nate, purché avessero le qualità per emergere. Questo, ritornare indietro, cancellare tutto questo, fu visto come una cosa estremamente negativa e non tutti si adattarono a ritornare nell'ombra. Chi accettò di allinearsi ai restaurati governi poté rimanere nelle cariche pubbliche che aveva ricoperto in epoca napoleonica, poté rimanere nell'esercito. Diciamo che fu un passaggio abbastanza tollerante all'inizio per chi non aveva coinvolgimenti troppo forti, troppo plateali. Ma una parte che non è una parte piccola, perché stiamo parlando di migliaia di persone, non accettarono di rientrare nei ranghi, di abbandonare completamente le idee in cui avevano creduto per tanto tempo e pensarono, ritennero opportuno fare delle scelte diverse. Qualcuno si diede del tempo per riflettere. Prendiamo qualche idea era, prendiamo, vediamo come va, vediamo come si svolgeranno questi primi anni di restaurazione e poi ci penseremo. Gli anni fra il 1815 e il 1821 sono anni, infatti, in cui molti ex napoleonici o ex rivoluzionari, quelli appunto che non se ne vanno subito perché troppo coinvolti, cercano di capire come potrebbero muoversi in questa nuova situazione. E molti di loro lavorano sotterraneamente nelle società segrete, nelle decine di società segrete che nascono, la carboneria è solo la più celebre di tutte, o nella massoneria. E insomma, lavorano sotterraneamente e arrivano alcuni di questi arrivano alle rivoluzioni del 20 e del 21. Sto andando ovviamente molto velocemente, ho saltato, ma ve la voglio far vedere, questo bellissimo ritratto che appartiene alle nostre collezioni. Per decenni è stato inserito nei nostri registri con l'indicazione ritratto di Ugo Foscolo, ma poi più recenti riflessioni hanno fatto sì che venisse definito ritratto di un giovane anonimo, ecco come effettivamente è foscoliano come impostazione, come capelli, come pettinatura, come abbigliamento, ma non è Ugo Foscolo. È il ritratto di un giovane patriota, lo si capisce dal libro che ha in mano, di cui si intravedono alcune lettere, e soprattutto dal foulard tricolore al collo. Questo poteva essere Ugo Foscolo che fra l'altro fu uno di quelli che non accettò assolutamente la restaurazione. Ugo Foscolo era nato nel 1778, aveva partecipato come militare, come uomo d'arme all'epopea napoleonica, con alti e bassi, nel senso che era rimasto anche deluso da tante scelte, ma aveva continuato a rimanere all'interno della struttura militare napoleonica, oltre a essere un grande poeta, e lui non accettò, per esempio, questo cambio di governo nel 1815 e fu uno dei primi a scegliere la via dell'esilio volontario, tanto che appunto alla caduta di Napoleone prima si recò in Svizzera, poi in Inghilterra e non tornò più in Italia. Come lui, alcuni altri seguirono questa strada, Pellegrino Rossi, per esempio, che poi troveremo come primo ministro alla fine del 1848 a Roma. Anche lui era un avvocato, un convinto sostenitore del periodo e delle innovazioni napoleoniche, e anche lui esulò volontariamente in Francia e in Svizzera. Fra l'altro divenendo un grandissimo personaggio nel mondo della politica
dell'università ginevrine. Ecco. Torniamo un attimo al periodo di cui stavo parlando, 1820-1821. Avevo accennato velocemente alle società segrete che si formano. La massoneria era già stata creata, ricreata, rifondata a fine Settecento. I soldati, ma soprattutto gli ufficiali delle armate napoleoniche, erano quasi tutti aderenti alla massoneria, era una sorta di associazione, di affratellamento dei militari napoleonici che fondavano logge massoniche ovunque stabilissero, fossero di stanza. Per esempio a Bologna furono loro che diedero il via alle fondazioni di alcune logge napoleoniche proprio all'inizio dell'Ottocento, nei primissimi anni dell'Ottocento. Quindi fra massoneria e carboneria, tra il 1815 e il 1821, chi è restato? Lavora nell'ombra. Nel 2021 nella penisola si hanno una serie di tentativi insurrezionali. Sono tentativi che non hanno nessun riscontro nelle nostre zone, nello Stato Pontificio praticamente non succede nulla. Hanno invece una grande risposta in Piemonte, in Lombardia, in alcune zone del Regno Borbonico. Cosa succede? Ovviamente fallisce tutto clamorosamente e questa brutta riproduzione che vediamo qui, ma insomma ve la faccio vedere lo stesso, è la sentenza, una delle tantissime sentenze che viene emessa. Cioè vengono arrestati nel giro di pochissimi giorni centinaia e centinaia di congiurati, di persone coinvolte in questi moti. Ci sono anche persone delle nostre zone che avevano rapporti con milanesi, con lombardi, con piemontesi, eccetera. Uno per tutti, io che sono forlivese, posso ricordare Piero Maroncelli. Piero Maroncelli, che venne appunto arrestato e di cui esistono tutti i costituti, come venivano chiamati, cioè tutti gli interrogatori a stampa, vennero messi a stampa poi, e i suoi, quelli di tutti gli altri, di tutte le persone che sono qui elencate, vedete una serie di nomi, Federico Conte, Confalonieri di Milano, Alessandro Andriani di Parigi, detenuti, i contumaci e poi i detenuti. Questi sono solo 25 nomi, 25 persone, ma ce ne saranno di questi tantissimi. Qui troviamo dove vi sto evidenziando in questo momento Arconati Visconti, Confalonieri, sono persone, sono nobili milanesi che vanno in esilio con le mogli, con le famiglie. Quindi anche questo è importante da ricordare. Di solito sono gli uomini che vengono sorpresi, arrestati, condannati, ma l'esilio si porta dietro anche la famiglia. Anche le mogli. In questo caso parliamo di famiglie di alto lignaggio, quindi famiglie che hanno comunque dei beni importanti. In altri casi, invece, come nel caso di Silvio Pellico e Piero Maroncelli, parliamo di due persone che dovevano mantenersi per vivere e questi, fra l'altro, non vengono mandati in esilio, ma vengono spediti con un'altra decina di persone allo Spielberg, la terribile fortezza che gli Asburgo avevano ai confini del proprio stato, verso la Slovacchia, e che era appunto destinata a carcere duro per tutti coloro che erano contro lo stato. Vedete questo quadro, non particolarmente bellissimo, ma insomma significativo, è sempre utilizzato quando si parla di
Pellico e Maroncelli. Vedete da questa immagine si capisce bene dove ci troviamo. Ci troviamo a Venezia. Gli interrogatori vennero fatti a Venezia, durarono mesi. La condanna li portò entrambi appunto allo Spielberg. Questa piccola stampa che è nelle nostre raccolte fa vedere appunto scusate, Silvio Pellico, al cui viene agganciata la catena alla caviglia e sotto gli occhi vigili dell'ufficiale austriaco e alle spalle la rocca fantasiosa, in questo caso, dello Spielberg. L'altro, Maroncelli, vi faccio vedere questo ritratto che è posteriore, non è del 21, è degli anni 40, che venne fatto poi negli Stati Uniti a Pietro Maroncelli. Maroncelli si fece 10 anni di Spielberg come Silvio Pellico, poi furono liberati entrambi. Uno dei loro compagni morì invece in cattività, insomma, in fortezza. Maroncelli tornò a casa con una gamba di meno perché un'infezione gli aveva costretto i medici militari a amputargli una gamba. Una volta tornati a casa, Silvio Pellico, entrambi scrissero delle memorie della loro prigionia. Quelle di Silvio Pellico sono sicuramente le più famose in assoluto, le mie prigioni. Ma Pellico abbandonò sostanzialmente il discorso politico e decise di dedicarsi ad altro e cominciò a fare il precettore presso famiglie piemontesi che lo utilizzarono appunto come maestro, come insegnante per i propri ragazzi. Maroncelli invece decise di andare in esilio, di andarsene. Non poteva rientrare nello Stato Pontificio perché lo Stato Pontificio non lo rivoleva. Era come mestiere, il suo mestiere era il cantante lirico, era un tenore. Andò negli Stati Uniti. Quindi si imbarcò e esulò negli Stati Uniti, dove per un po' fece il cantante un po' di secondo piano, non di primissimo livello, anche perché la mancanza della gamba, l'essere insomma con un arto artificiale, eccetera, lo penalizzava molto, e rimase per il resto della sua vita negli Stati Uniti, dove morì. In effetti, le sue spoglie vennero riportate a Forlì solo alla fine dell'Ottocento con una grandissima enfasi su questo ritorno dei resti del martire del Risorgimento. La cosa interessante è che lui abbandonò sì la politica attiva, ma non abbandonò tutta una serie di interessi sociali di interessi sociali che aveva, che il suo appartenere alla carboneria e a certe la sua affinità con certe idee gli aveva portato, tanto che entrò a far parte di una serie di associazioni anche un po' simile al limite dell'esoterico e comunque fece parte di una serie di associazioni che voleva costruire città ideali per i lavoratori, oppure casamenti, grandi costruzioni, grandi abitazioni, grandi condomini, diremmo noi oggi, ma insomma loro li chiamavano i casamenti, per gli operai. Quindi si dedicò più a queste attività in esilio, quindi anche lui in esilio. Parlando sempre di degli esuli del 2021, però non posso non parlarvi di questo signore che io amo in modo particolare perché mi ricorda molto le avventure di quando da bambina seguivo i western e queste cose americane. E questo signore non è un nostro. Non è delle nostre zone, diciamo così, era un bergamasco, si chiamava Costantino Beltrami, Giacomo Costantino Beltrami,
Era nato anche lui alla fine degli anni 70 del 700, nel 1779 per l'esattezza. Era stato un convintissimo fiancheggiatore delle idee rivoluzionarie, aveva militato nelle armate napoleoniche, aveva fatto, era di buona famiglia ma non particolarmente ricca o benestante. E rimase in Italia tra il 1815 e il 1821, rimase fu coinvolto, si coinvolse scientemente, non per caso, nei moti del 1821, dopodiché fu costretto a tagliare la corda perché a questo punto rischiava veramente, veramente tanto. Scelse i percorsi un po' tradizionali per gli esuli di quel tempo, e cioè dapprima i paesi europei, Francia, Germania, Inghilterra. E poi decise però di fare il grande salto, l'America. L'America era il paese della frontiera, il paese nuovo, nuovissimo, stiamo parlando del 1800, dell'inizio degli anni 30. E lui fa questo salto verso gli Stati Uniti negli anni 30 dell'Ottocento. E che cosa fa? Le sue passioni, riemergono le sue passioni di esploratore, di geografo, di studioso della natura, e riesce aggregarsi a delle spedizioni e poi diventare l'unico persona che gestisce queste spedizioni naturalistiche nel cuore degli Stati Uniti. La cosa è interessantissima perché è colui che arriva, pare, per primo alle sorgenti del Mississippi. Cioè, risale piano piano, prima con due soci, e poi da solo perché avevano litigato, non si trovavano più, insomma, si separano. Risale il Mississippi, incontra tutte le tribù indiane, i Sioux, i Chippewa, ha ottimi rapporti con tutti, perché pare che era un curioso della natura umana, delle culture diverse, era un antropologo ante litteram, studiava, un etnologo ante litteram, studiava con molto interesse, con molta passione le comunità che incontrava lungo la sua strada. Quindi non trovava nemici, ma trovava persone che lo accoglievano volentieri. E questo dipinto, che viene poi realizzato dopo il suo ritorno in Italia, verso la fine della sua vita, negli anni 50 dell'Ottocento, è, secondo me, bellissimo. È opera, fra l'altro, di un bolognese, Ludovico Lippe, no, scusate, ho sbagliato, è opera di un bergamasco suo conterraneo, Enrico Sarri. No, vedete, perché io i nomi degli autori, beh, vabbè, Enrico Scuri, ecco, sempre Enrico. Enrico Scuri è un bergamasco ed è conservato a tutt'oggi all'Accademia dei Carraresi a Bergamo. Negli ultimi anni forse qualcuno lo può aver visto nelle grandi mostre che sono state fatte sul Romanticismo, sull'Ottocento, in giro per le nostre città. Ed è, secondo me, un dipinto da osservare. Vedete com'è vestito? Ha questi capelli al vento molto romantici, è vestito di pelle di daino, come si diceva una volta, quindi di pelle di animale, come potevano essere vestiti gli indiani. I decori, le decorazioni, di questo abito sono decisamente di ispirazione indiana. È su una canoa, quindi un mezzo di trasporto locale. Sulla spalla ha un arco e una faretra piena di frecce che se poteva essere utilizzata in Europa nel 300, nell'800 ormai non lo usava più nessuno, mentre sicuramente ottocentesche sono
le armi bianche che ha alla cinta. Sempre indiani, di ispirazione indiana, sono questi mocassini e gli oggetti che troviamo nel fondo della canoa, mentre c'è questo tocco curiosissimo che mi fa sempre sorridere, questo ombrello rosa che mi richiama un po' alla mente, non so perché, ma Mary Poppins, che non c'entra nulla, ma diciamo che è così. Ecco, questo dipinto secondo me è splendido. Splendido dal punto di vista storico e di suggestione, naturalmente, non parlo di tecniche pittoriche di cui non so granché. Rappresenta molto bene una parte non piccolissima, per la verità, degli esuli politici del nostro Ottocento, perché ci sono. Da una parte tutti quelli che si impiegarono come giornalisti, come scrittori, come docenti, cioè insegnanti di italiano, come insomma cose, professioni di questo tipo. Ma c'è anche tutto un côté, soprattutto dopo il 1848-49, quindi lui è anche un precursore perché esula molto prima, di persone che non ha queste capacità o queste conoscenze, ma ha bisogno comunque di lavorare, di vivere in modo diverso e quindi si dedica a lavori di tipo diverso, ma lo vedremo dopo. E c'è anche tutto un altro versante di esploratori, cioè di gente che avendo fatto studi in epoca illuminista, avendo fatto ricerche di un certo tipo, approfitta del fatto di trovarsi lontano dalla propria patria, dall'Italia, per approfondire gli studi che gli appassionavano così tanto. Il nostro Beltrami non si accontentò di risalire il corso del Mississippi fino alle sorgenti, tornò anche indietro, scrisse in inglese, pubblicato negli Stati Uniti, un resoconto di questo viaggio che si dice sia servito anche come fonte di ispirazione per alcuni passi del celeberrimo romanzo di Fenimore Cooper, L'ultimo dei Moicani. E viaggiò poi ancora in Canada, in Messico, dove studiò gli Aztechi, e poi appunto negli anni 50 rientrò in Italia. Quindi un personaggio, secondo me, affascinante. Torniamo invece agli anni 30, agli anni 30 dell'Ottocento. Negli anni 30, voi sapete, soprattutto chi ha fatto le scuole in un certo periodo, sa che ci furono i moti del 20-21 e i moti del 31. Si studiavano appunto in abbinamento. Dei moti del 31, i moti del 31 furono quelli che per noi emiliani, bolognesi, romagnoli, insomma, segnarono molto di più la nostra storia e i nostri personaggi, perché ci fu anche a Bologna e nelle legazioni, nelle terre di pertinenza dello Stato Pontificio, ci fu questa insurrezione all'inizio di febbraio del 31, nella quale venne coinvolto Ciro Menotti, eccetera, che pagò con la vita questa cosa, ma vennero coinvolti anche centinaia e centinaia di altre persone. Solo per i bolognesi esiste un volume che fu stampato, messo a stampa 50 anni fa, perché è un quadernone presente nelle carte della polizia del 1831. Il libro dei compromessi politici del 1831 e 32. Bene, ci sono quasi 4.000 nomi. Allora, su una popolazione di 70.000 abitanti è quasi una follia. Si poteva essere compromessi politici solo perché si chiacchierava col vicino di casa che era un pochino più
compromesso di te solo perché si guardava un giornale particolare o cose di questo tipo. Ci voleva veramente poco per essere compromessi. Ma tra questi compromessi ce n'erano anche tanti che poi ritroveremo nella storia bolognese successiva, nella storia italiana e nella storia del mondo degli esuli in giro per il mondo. Ne ricordiamo solo qualcuno. Per esempio, questo quadro qui è un quadro di un pittore bolognese, Ludovico Lipparini, è La morte di Marco Bozzaris. E si riferisce al risorgimento greco, perché ve lo faccio vedere. Il risorgimento greco è quella fase di storia che accompagna le prime fasi del nostro risorgimento, gli anni 20 e 30 dell'Ottocento. Molti italiani andarono a combattere per la libertà della Grecia contro i turchi. Tra i più importanti ricordiamo il Santorre di Santa Rosa che ci facevano studiare quando eravamo a scuola, ma anche un personaggio come Lord Byron che muore combattendo in Grecia contro i per la Grecia contro i turchi e tantissimi altri, esatto. L'importante è ricordare che molti si fecero le ossa combattendo lì e poi tornarono in Italia. Tra quelli che si fecero le ossa all'estero e poi tornarono in Italia a combattere, c'è anche questo signore qui, che il quadro lo ritrae con una faccina un pochino strana, lo guardiamo per bene. Forse non è neanche tanto fedele all'originale, almeno le uniche foto che si hanno di lui non ce lo presentano proprio così, ma questo dipinto di Anonimo ritrae Livio Zambeccari, scusate, ogni tanto mi ingarbuglio con i nomi, il grande bolognese Livio Zambeccari. In Sud America, Livio Zambeccari era figlio di quel Francesco che faceva gli esperimenti con i palloni aerostatici, con le mongolfiere all'inizio a cavallo fra il 700 e l'800 e che si era abbruciato, come dicevano le cronache, in un tentativo di ascensione dal Parco della Montagnola. Il babbo Francesco aveva speso la metà del patrimonio di famiglia facendo esperimenti di volo. Livio Zambeccari, nato nel 1802, invece spese l'altra metà, tutta quella che gli spettava di eredità, nel combattere per l'unità d'Italia. Nel 21, quando era già ancora un ragazzo, aveva 19 anni, rimase coinvolto in qualche modo nei moti del 21 e scappò, fuggì in Sud America. Questo è un quadro che lo ritrae proprio in Sud America. Ne esistono due copie, due versioni. Una la abbiamo noi nel Museo del Risorgimento di Bologna. Un'altra è conservata nel Museo di Porto Alegre, nel Rio Grande do Sul, in Brasile. È quasi uguale, anche se non identica. Che cosa ci fa vedere questo piccolo dipinto, questa tavola? È vestito in un modo strano, quasi da ufficialetto o sottufficiale di un esercito, dei tanti eserciti dell'epoca, delle zone brasiliane dell'epoca. Ha sulle gambe una tavoletta e una carta geografica, vedete questo compasso. Livio Zambeccari non era solo uno che leggeva le carte, le disegnava anche, era come il nostro Beltrami prima, un appassionato geografo e nel Rio Grande do Sul fu un ufficiale nelle truppe di diversi eserciti, di parecchi eserciti diversi, ma fu anche. E qui vediamo appunto un particolare del fondo che viene dallo sfondo di quel
di questo dipinto, vedete che è un moro, cioè ha il viso scuro, è quindi un nero, con la bandiera dei Farrapos, cioè dei rivoltosi di quelle zone. E lui invece, come dicevo, ha i suoi bravi speroni da cavaliere, la sciabola, ma l'importante è la carta. E questo perché? Perché oltre ad essere un ufficiale, lui è colui che per primo esplora queste regioni del Brasile, del Rio Grande do Sul, regione del sud del Brasile, e vedete questa mappa, lo dice molto chiaramente, mappa do Rio Grande do Sul por L. Zambeccari. Quindi è disegnata da lui e ce n'è una copia, questa è la copia nostra, del nostro museo. Ma ce n'è una copia che è servita come base per tutta la cartografia di queste zone, conservata nella Biblioteca Nazionale della capitale del Rio Grande do Sul. Non si limitò a disegnare mappe geografiche, ma fece anche, nel periodo in cui fu incarcerato, disegni di questo tipo, tanti. Cioè, affacciandosi alle finestre della propria cella, disegnava quello che vedeva intorno, e questa è la baia di Rio de Janeiro 1838, dice la data, e vedete la bandiera del Brasile. Siamo al 1831, dicevamo prima, ogni tanto faccio un po' di saltelli, ma mi perdonerete, spero. Questo ve lo faccio vedere solo per collocarci con l'anno, 1831, questo è il celeberrimo dipinto di Delacroix, La libertà che guida il popolo, che simboleggia appunto la rivoluzione a Parigi nel 1831, nella quale restano coinvolti fior fiore di italiani, non naturalmente a Parigi, ma in Italia. È la rivolta di cui ho anticipato qualcosa prima, perché mi era sfuggito Livio Zambeccari. È la rivolta a cui partecipano, all'insurrezione che porta all'esperienza della Repubblica delle Province Unite, che durerà 33 giorni, tra il febbraio e l'inizio di marzo del 31, ma che Al suo, al, ma che costringerà migliaia di persone questa volta, stiamo parlando veramente di migliaia, ad andarsene in esilio al crollo di questa esperienza di Repubblica. Chi troviamo in questo momento e dove vanno questi esuli? Questo qui è un ritratto di Paolo Costa. Paolo Costa era un professore, un insegnante, lavorava a Bologna, aveva come allievi i figli delle migliori famiglie progressiste, potremmo dire, democratiche, insomma, delle migliori famiglie non retrive, come si diceva all'epoca, del tempo. Uno dei suoi allievi fu, per esempio, Marco Minghetti. Ma rimase molto coinvolto. Come lui erano tutti coloro che parteciparono all'esperienza della Repubblica delle Province Unite, si ritrovarono poi a dover scappare, a doversene andare. Vi faccio vedere solo qualche immagine di questo signore. Non abbiamo fotografie, questo però è un'antica foto di un busto ed è Angelo Masini. Lo vediamo nell'abbigliamento che lui portava nel 1848, ma Angelo Masini, pur nato nel 1815, nel 31 a 16 anni si coinvolse talmente tanto nella esperienza della Repubblica delle Province Unite che alla fine, al crollo di questa esperienza, decise di scapparsene comunque all'estero. E con lui scappò anche, fu costretto a fuggire, a esulare,
per non finire in carcere, questo signore che in questo ritratto è giovane ed è molto romantico, un ritratto molto romantico, di impostazione romantica, ed è Carlo Pepoli. Sono solo alcuni esempi, potrei leggervi una lista infinita di nomi, Domenico Cucchiari, Ignazio Ribotti, Francesco Orioli, Giuseppe Pacchioni, i fratelli Bandiera, i Forlivesi, Tommaso Zauli Saiani con la moglie Ifigenia, che erano scrittori, il pittore Raffaello Ceccoli, Pietro Bubani, altro esploratore di origine romagnola, Terenzio Mamiani, Celeste Menotti, che era il fratello di Ciro Menotti, e via andare, cioè, Nicolò Tommaseo, cioè, potrei leggervi veramente tantissimi. Dove fuggirono queste, dove scapparono, dove ripararono queste persone? I posti classici erano ancora per il 30, 30, per il 31, 32, per questi anni, furono dapprima i paesi europei, la Francia in primo luogo, il Portogallo e la Spagna, soprattutto per i militari. Dopo l'esperienza del 30, 31, fuggirono dalle nostre zone circa 800 ex militari, cioè militari, gente che aveva in qualche modo combattuto e che andò a combattere per la Spagna. Tra questi, appunto, il nostro Masina. Masina o Masini. Altre zone in cui si recarono furono Corfù. Un grosso nucleo si recò a Corfù, e per quello vi avevo fatto vedere quell'immagine della Grecia prima, oppure ancora Malta, alcuni, quelli che rimasero più vicini a casa, in Toscana, in Piemonte, in Corsica, in Belgio, insomma, comunque in paesi europei. Cosa li diversificò? Chi si recò in Spagna, in genere, si inserì nelle lotte che in quegli anni erano presenti sul territorio spagnolo. C'erano delle forti conflitti fra i carlisti e altre fazioni. Masini combatté molti anni in queste lotte, e insieme a lui troviamo nomi che poi troveremo nel 48. Nel 1848, Giacomo Durando, Giovanni Durando, Nicola Fabrizi, Giacomo Medici, Nicola Ricciotti, cioè tutte persone che poi presero le armi in qualche modo. Ma due parole per questo bolognese. Carlo Pepoli lo ricordiamo perché c'è un viale a lui dedicato a Bologna, perché fu anche sindaco dopo l'unificazione, ebbe una vita abbastanza lunga, ma perché fu l'autore del libretto di Vincenzo Bellini, che aveva conosciuto appunto a Parigi, del libretto dei Puritani, l'opera di Vincenzo Bellini dedicata a Cromwell e all'esperienza di Cromwell in Inghilterra e Scozia, e una delle arie dei Puritani, suoni la tromba intrepido, io pugnerò da forte, bello è affrontare la morte gridando libertà, divenne uno degli inni principali di tutto il Risorgimento italiano. Ma la cosa interessante è che non fece solo il giornalista, lo scrittore, il poeta, ma si arruolò anche nella Legione straniera francese. E nel 35 andò in scena i Puritani, ma nel 31-32 combatté nella Legione straniera in Nord Africa. Questa è una veduta di Orano, di una città algerina, appunto, in quell'epoca, anni 30, 30, 40 dell'Ottocento, ed è la Orano che Carlo Pepoli vide quando andò a combattere fra i legionari stranieri. Quindi è una cosa abbastanza curiosa che io ho scoperto in questi giorni, francamente non lo sapevo. Parliamo sempre dei Puritani, parliamo sempre della sua opera letteraria e politica, parliamo del fatto che frequentava certi salotti, ma non sapevo che avesse fatto parte della legione straniera. E a proposito,
di salotti, non possiamo non far vedere la regina dei salotti parigini dell'ambito degli esuli italiani. Questo è un magnifico ritratto. Non a caso l'autore è Francesco Hayez, è un ritratto del 1832 e rappresenta proprio la nostra Cristina Trivulzio. Cristina Trivulzio di Belgioioso aveva sposato il principe di Belgioioso, quindi era principessa, ma di fede assolutamente democratica. Poi conoscerà Mazzini a Parigi e diventerà una mazziniana fervente. E Cristina a Parigi aprirà un salotto cultural politico come era uso anche nelle nostre città italiane al tempo. Non so se qualcuno di voi ricorda il romanzo di Anna Banti, Noi credevamo, trasposto in film 10, circa 10 anni fa da Mario Martone. Ebbene, si vede proprio il salotto parigino di Cristina Trivulzio, e si vede come lei accogliesse tutti i fuoriusciti italiani che arrivavano a Parigi squattrinati, senza un posto per dormire, e appoggiava tutti, aiutava tutti, cercava di dare una mano a tutti quanti. Era molto convinta delle proprie scelte politiche. La cosa non ci sorprende per nulla perché la ritroveremo poi nel 49, 48-49 in appoggio alla Repubblica Romana, ma ne parliamo un attimo più avanti. Vi voglio però far vedere anche questo ritratto che è di una modernità incredibile, sembra fatto decenni dopo quello di Hayez, e invece è fatto solo 11 anni dopo, nel 1843. È opera di un pittore che si chiama Henry Lehmann e ritrae sempre Cristina Trivulzio a Parigi nell'epoca appunto del suo esilio parigino. Abbiamo parlato di personaggi noti, non possiamo non citare i due più famosi, e cioè Garibaldi e Mazzini. E qui abbiamo una rappresentazione fatta nel tardo 800 di Garibaldi che incontra i mazziniani, i patrioti a Taganrog. Taganrog era un porto del Mar Caspio, la porta della Russia, un posto dove si andava ad imbarcare grano dalle piane dell'Ucraina. Ancora oggi arriva del grano da Taganrog, esiste della pasta pregiatissima fatta col grano Taganrog. Garibaldi, sappiamo tutti che era nato a Nizza, sul porto di Nizza, aveva fatto fuoco e fiamme da bambino per poter fare il marinaio, era un marinaio provetto, con tanto di patente da comandante di marina. Negli anni 30 si era trovato coinvolto nei primi moti mazziniani del 32-33 e poi era stato costretto appunto a esulare in Sud America, ma per sfuggire a una condanna a morte, quindi non per sfizio. Questo è invece l'incontro con un misterioso signore che lo introduce alle idee mazziniane, così si narra, così si racconta, in una bettola, in un'osteria di Taganrog. Vedete i marinai, la classica pettorina, cioè non
non so come si chiama, in questo momento non mi viene là, ma insomma la classica casacca dei marinai con questo risvolto sulle spalle, e lui che fa conoscenza con questo emissario di Mazzini. Questo è un bellissimo ritratto di Garibaldi più o meno negli anni 30-40, che lo ritrae appunto vestito da marinaio, quindi il ritratto è fatto a fine 800, però lo dovrebbe ritrarre nell'epoca in cui lui faceva il marinaio. Il marinaio che si reca in Sud America dopo la condanna a morte ricevuta per aver partecipato a questo tentativo insurrezionale mazziniano nel 1833 in Liguria. È una condanna a morte non tanto per aver partecipato al moto, ma per avere partecipato mentre era in servizio militare nella Marina Sarda. Quindi al servizio del re non potevi anche fare l'insurrezionalista contro il re, c'era qualcosa che non quadrava. La fuga, dice, lo portò appunto in Sud America. Non vi posso raccontare tutta la storia di Garibaldi qui, richiederebbe ore e ore di narrazione perché ci sono tantissimi spunti molto molto curiosi ed interessanti, ma ricordo che anche lui percorre nella sua fuga i classici porti e i classici punti di approdo degli esuli italiani, che sono la Corsica, Tunisi, il Nord Africa, e eventualmente il Medio Oriente. Lui nel 1933 va verso la Corsica, verso Tunisi. A Tunisi non viene accolto perché c'è un momento particolare in cui il Bey di Tunisi non vuole grane con altri governi, e quindi è costretto a scegliere qualcos'altro e sceglie di andare in Sud America. Dopodiché laggiù diverrà quello che tutti conosciamo. Questo bellissimo ritratto è opera di un certo pittore che si firma Malinsky, 1845. Vedete, la firma e la data sono qui in questo punto del quadro. È un quadro che appunto sembra, dovrebbe essere sta è stato fatto in Sud America, almeno le testimonianze così dicono. Poi arrivò in Europa, non vi so dire come, e attualmente è conservato al Museo del Risorgimento di Milano. Una rappresentazione abbastanza classica di Garibaldi in questo periodo: capelli lunghi, barba lunga rossiccia, questo cappello un po' particolare, quasi da brigante, come diceva qualcuno, e questo mantello che potrebbe essere effettivamente un poncio buttato sulle spalle. Garibaldi fa questo percorso sui porti in cui gli italiani facevano scalo o comunque si recavano quando partivano dall'Italia, sia per motivi politici, quindi scappavano dall'Italia, molto spesso anche per motivi di emigrazione economica. Ne posso fare un inciso in questo momento perché comunque serve sia per il pre che per il dopo. È interessante sapere che da secoli praticamente esistevano queste reti di commercianti, di mercanti italiani, soprattutto liguri, livornesi o comunque triestini, veneziani, insomma, che avevano delle basi vere e proprie, commerciali, sparse in tutta l'area del Mediterraneo e nei porti più lontani, che potevano essere appunto il Taganrog di cui ho parlato prima, e dall'Ottocento in avanti anche in Sud America, e anche a New York, in Nord America, più avanti, eccetera. E perché li ricordo? Perché tutte queste
zone, questi punti, questi porti. In Mediterraneo parliamo dell'Algeria, della Tunisia, dell'Egitto, del Medio Oriente vero e proprio, di Costantinopoli, di alcuni porti greci, delle isole Ionie, quindi di tutta una rete enorme di luoghi, in cui appunto c'erano queste basi commerciali. Soprattutto dove erano le basi commerciali liguri, genovesi e livornesi, penetra fortemente dagli anni 30 dell'Ottocento in avanti, l'idea mazziniana, le idee di Mazzini penetrano. Quindi questi divengono anche luoghi in cui i fuoriusciti politici trovano appoggio. Soprattutto nel momento in cui a scappare non saranno più solo i nobili, gli aristocratici, i borghesi e i benestanti, ma soprattutto dopo il 48-49 saranno migliaia e migliaia di persone che lavoravano normalmente, facevano i marinai, gli artigiani, i calzolai, i falegnami, gli osti, i camerieri, i barbieri, insomma, chi ne ha più ne metta, tutti i lavori, i piccoli lavori che c'erano nelle nostre città. Ecco, tutte queste persone non possono andarsene e vivere di rendita, devono trovare un appoggio, trovare un alloggio e trovare un lavoro per campare, perché altrimenti non ce la fanno. Le reti di appoggio della giovine Italia, quindi mazziniane che trovano in queste zone, li aiutano fortemente. E è un discorso molto ampio, molto interessante, e il momento più celebre lo vedremo con l'arrivo di Garibaldi a New York nel 1850-51, quando appunto riuscirà a avere aiuto e appoggio dalla rete mazziniana di New York. Ma questo lo vediamo fra un attimo. Qui siamo sempre in Sud America, sono i Farrapos, ma adesso passiamo oltre perché altrimenti facciamo troppo tardi, è già passato un bel po' di tempo. Questo invece è il Garibaldi che, dipinto da Matania, quindi dipinto a fine 800 per la vita, la storia di Garibaldi, è il Garibaldi che sulla Speranza, questo naviglio, questa nave, torna nel 48 con gli altri volontari per combattere nella prima guerra d'indipendenza. Ma non vi faccio la storia del Garibaldi della prima guerra d'indipendenza, vi faccio invece vedere questa cosa molto bella pubblicata su Il Mondo Illustrato del 29 aprile del 1848, è una poesia in musica, vedete, che viene composta e pubblicata, e questa immagine che viene accompagnata al canto è la testimonianza di quello che sta accadendo nell'aprile del 1848 e quello che sta accadendo agli esuli di cui abbiamo accennato, il ritorno in patria. È il ritorno in patria di tutti gli esuli che, una volta scoppiata la rivoluzione del 48 in Europa, avutane notizia in Sud America, ritornano per combattere per la propria patria. E questo è una bellissima testa per questa pagina di questo Mondo Illustrato, di questa bellissima rivista. E arriviamo così al 48. Questa, anche se è bruttarlina come immagine, ma ve la faccio vedere perché è una testimonianza importantissima. È un daguerrotipo 1848 e riproduce una barricata nelle rivolte parigine appunto del 48. Il 48 è l'anno delle rivoluzioni. È l'inizio di questo biennio rosso 48-49 e queste barricate, adesso vedete i sanpietrini, l'acciottolato delle strade di velto, i carretti con le ruote per aria,
È appunto una idea di quello che potevano essere le barricate, una, due, tre, quindi per bloccare l'avanzamento dei soldati nelle strade delle città del tempo. Qui ho messo qualche immagine, ma andiamo oltre velocemente, di tutte le rivolte del 48. Il 48 appunto è l'anno delle rivoluzioni. È l'anno in cui Carlo Alberto abdica dal suo ruolo dopo le prime batoste della prima parte della prima guerra d'indipendenza, abdica a favore di Vittorio Emanuele II, e anche lui, pur se in un esilio apparentemente dorato, va in esilio. Quindi l'esilio era a tutti i livelli, vedete, Città di Oporto, il ritratto del nuovo re. Quest'aria così abbattuta di questo ex sovrano, che ormai è vestito come una normalissima persona, vestito civile, ha in mano il libro di Gioberti, le opere di Gioberti, quindi sta leggendo qualcosa sulla politica italiana, ed è questo ritratto sempre delle nostre raccolte del Museo del Risorgimento, in particolare del Salone Pizzardi di cui avevo accennato prima a proposito di Dante. È Antonio Puccinelli, Carlo Alberto a Oporto. Però andiamo oltre. Questa è la Bologna del 48 con la piazza dell'8 agosto in rivoluzione. Ma chi sono i grandi protagonisti del 48 e i grandi esuli del 48? Questo è Daniele Manin in una rara fotografia degli anni 50, poi lui muore nel 1856, quindi Daniele Manin e Nicolò Tomaseo invece in un dipinto. Nicolò Tomaseo è molto anziano qui, sono i due protagonisti della Repubblica di Venezia del 49, 48-49. Entrambi avevano già vissuto in esilio, torneranno in esilio. Tomaseo era stato a Corfù negli anni 30, esulerà di nuovo in Francia negli anni 50. Qui vediamo i protagonisti del triumvirato che governerà Roma durante la Repubblica Romana: Mazzini, Armellini e Saffi. Tutti quanti andranno in esilio dopo le vicende del 48 e del 49. Cosa c'è di diverso tra questo momento e i momenti precedenti? Di diverso c'è molto. Dopo il 48-49, a andare in esilio non saranno più solo i benestanti, le persone di alto livello sociale. L'ho già accennato prima. Solo in Piemonte si calcola. Cioè, calcoli esatti non ne sono mai stati fatti, ma si calcola che solo dal resto d'Italia verso il Piemonte, dopo il 49, dopo la caduta di Roma e la caduta di Venezia, trovino rifugio circa 50.000 persone. 50.000 sono veramente un numero enorme. E tanto che viene approntato un complesso sistema di sussidi, eccetera, cioè tutto un mondo che si muove intorno a loro. E la cosa importante da ricordare è che si tratta non più appunto di persone che possono campare sul loro, ma devono in qualche modo lavorare e sopravvivere. E sono persone di ogni idea. Ci sono i repubblicani mazziniani, e i mazziniani, perché sono anche due, non sempre collimano come idee e come sintonia. Ci sono i liberali, ci sono i democratici che però sono più, ci sono i primi qualcosa, radicali, diciamo così, che forse è ancora presto parlare di altre cose, cioè ci sono moderati e progressisti, cioè c'è un po' di tutto. Piemonte, ma non solo. Piemonte e poi, come sempre, la Francia, che sarà la grande, nonostante ci sia,
Napoleone, il colpo di Stato, questo è un Garibaldi del 49 a Roma. Nonostante, e questo è sempre Garibaldi con il Moro Aguiar, sempre a Roma nel 49, nonostante appunto dicevo ci sia un Napoleone che fa poi il colpo di Stato, diventa imperatore, eccetera, eccetera, però insomma in qualche modo gli esuli continuano ad essere accolti, ma questa volta la diaspora sarà molto, ma molto, ma molto più forte. E dove andrà tutta questa gente? Andranno sempre nei soliti posti, quindi in Europa, Francia, Inghilterra, sicuramente le mete più gettonate. Mazzini si recherà in Inghilterra e in tutta Europa, ma molti in questo caso faranno il salto, l'America, Sud America, Nord America, oppure ci saranno altri che faranno scelte diverse. Cristina Trivulzio di Belgioioso, di cui abbiamo parlato prima, sarà costretta anche lei a andare in esilio. Eccola sulla nave, anche questa è una litografia del tardo 800. Anche lei andrà in esilio da Roma dopo aver lavorato sulle barricate negli ospedali romani, gestendo, governando, organizzando tutto il sistema di ospedali e di assistenza dei difensori, cioè dei soldati che combattevano per Roma, per difendere Roma. Sarà costretta ad andare in esilio. A questo punto della sua vita non è più una ragazzina, è anche un po' stanca di tutte queste situazioni e si dà al viaggio, viaggia sempre però con i suoi punti di vista, con la sua visione del mondo, va verso est, Malta, Atene, Smirne, Costantinopoli, Gerusalemme e poi sì, tutta la Turchia, così, insomma. Scrive, raccoglie informazioni, parla, sta via anni e anni. E quando ritorna scrive diverse operette, diversi reportage, potremmo dire, il più famoso che viene stato anche ripubblicato di recente, a titolo La vita intima e nomade in Oriente, e racconta proprio anche delle sue visite negli harem dei sultani di Costantinopoli, la vita delle popolazioni armene che ha incontrato, la vita delle donne in queste comunità, cioè è una visione interessante del mondo altro che incontra. Non sarà l'unica a portare testimonianze di questo tipo, perché per esempio tutti coloro che viaggeranno verso Oriente lasceranno testimonianze interessanti, che siano pittoriche o di narrazione. L'Oriente affascina molto, colpisce molto. È un periodo in cui l'impero ottomano è accogliente, possiamo dire, cioè è un periodo in cui l'impero ottomano l'Ottocento ha avuto tutta una serie di sultani che hanno rivoluzionato un po' la struttura dello Stato, inserendo tutta una serie di legislazioni che portavano a riconoscere uguaglianza ai sudditi dell'impero senza distinzione di religione o di nazionalità. Questo in modo che chi portava patrimoni, chi portava commercio, che portava benessere, fosse invogliato a rimanere in queste zone e a far prosperare anche l'impero stesso. Per esempio, a Costantinopoli, appunto, grande capitale dell'impero ottomano, c'erano delle comunità di Levantini, che erano poi gli europei che si erano trasferiti già da secoli in città, che ammontavano a migliaia e migliaia di persone.
e alcuni erano decisamente benestanti, c'era un quartiere italiano, per esempio, c'erano quartieri di varie comunità, ma anche un quartiere italiano, c'erano aziende, c'erano personalità accolte favorevolmente. Molti di questi esuli, di cui potrei anche dirvi i nomi, ma non ci direbbero niente perché sono persone quasi sconosciute, trovano ospitalità a Costantinopoli oppure appunto nel mondo ottomano, nel mondo del Nord Africa, come dicevo prima, Egitto, eccetera, Tunisia, Algeria, Oriente vario, varie zone dell'Oriente, Smirne, eccetera. E i commercianti continuano a fare i commercianti, i medici riprendono a fare i medici, gli ingegneri, gli architetti, cioè tutti quelli che hanno una professionalità elevata, trovano la possibilità di lavorare ad altissimo livello. E alcuni di loro diventano cioè veramente delle importantissime personalità all'interno delle comunità locali. Qualcuno diventa, che so, il medico della famiglia imperiale, il medico dell'harem, oppure gli ingegneri che si occupano di creare costruzioni, quartieri interi, eccetera. Cioè, hanno delle possibilità veramente, veramente enormi. Ci sono poi gli artisti, come sempre. Questo è un Carlo Bossoli che dipinge un suo Visione d'Oriente. Questo è Ippolito Caffi, famoso pittore dell'area veneta, bellunese. Perché lo metto qui? Perché era un esule anche lui. Era stato alla difesa di Venezia. Aveva combattuto alla difesa di Venezia nel 48-49 e quindi era stato costretto ad andare in esilio alla caduta di Venezia nell'agosto del 49. E Ippolito Caffi fa un incredibile giro, viaggio verso Oriente, Egitto, Atene, Costantinopoli, le isole Ionie, l'Anatolia, la Siria, l'Armenia, la Palestina e essendo un pittore riporta tutte le sue impressioni. Questa è la grande moschea di Costantinopoli, questa è una visione dell'Egitto, qui me ne ho messe solo due, ma ce ne sono decine, veramente decine. Poi ci sono, dicevamo, quelli che fanno il salto verso l'America. E qui l'America che possono vedere i nostri Garibaldi, Quirico Filopanti per parlare dei bolognesi, Lorenzo Salvi, tenore con parentele bolognese, Paolo Bovi Campeggi e altri, e tanti altri, vedono questa America, questo è il Perù. Questa è New York nel 1850, il grande porto che li accoglie dopo la traversata atlantica. Anche questo è una veduta di New York. Vedete i grandi docks, i magazzini e alle spalle gli alberi delle navi. È il 1850, quindi è praticamente quello che vede Giuseppe Garibaldi quando arriva esule e poi si impiega nella fabbrica di candele di Meucci. Sono i grandissimi magazzini del porto di New Orleans. Vedete questa selva di alberi di nave, un porto di grandissima rilevanza commerciale, le cascate del Niagara, altre città. Avviamoci magari velocemente, almeno del povero Mazzini bisogna che dica qualcosa, ma volevo farvi vedere un personaggio che forse nessuno si immagina, forse questa foto non la conoscono in tanti,
ma le sue opere che ha studiato soprattutto tempo fa le conosce di sicuro, è Francesco De Sanctis. Noi lo conosciamo come ministro della pubblica istruzione, come politico, ma soprattutto come letterato, come autore delle grandi letterature italiane di fine 800, inizio 900, ci hanno studiato generazioni e generazioni di italiani. Anche lui fu coinvolto negli esili di ottocenteschi, perché anche lui fu coinvolto nel biennio rosso, biennio del 48-49. Questo è il nostro Filopanti, che anche lui ha una vicenda incredibilmente pittoresca. Anche lui va negli Stati Uniti, che sono la grande meta di questo periodo, e che appunto va esule in Inghilterra, negli Stati Uniti. Anche lui ha tutta una serie di percorsi, e ricordiamo che negli Stati Uniti, da un certo punto dagli Stati Uniti è costretto a scappare. Nessuno sa quale sia il motivo, ma cosa avrà combinato? Avrà preso rapporti con qualcuno? Non si sa. Fatto sta che lascia però traccia di sé nella invenzione dei fusi orari, che però, da bravo sprovveduto, non scrive di questa cosa, non la brevetta, e gliela scippano, come erano abituati a fare i più svegli americani quando inventavano le cose negli anni successivi. Questa è la casa di Meucci, la famosa casa delle fabbriche di candele, dove lavorò Garibaldi, dove lavorò Paolo Bovi Campeggi, dove lavorarono tantissimi esuli italiani che arrivavano a New York, passavano da qui, venivano anche ospitati in casa da Meucci se non avevano un posto per dormire, e poi venivano smistati lungo il continente. La cosa interessante è che oggi questa casa esiste ancora, ed è il Garibaldi and Meucci Museum a New York. Quindi il giorno in cui si riprenderà a viaggiare si potrà andare a visitare questa casa. Ecco, chiudiamo con Mazzini, perché Mazzini è chiaramente un po' il motore di tutta questi anni. Questo qui è un ritratto che abbiamo noi in museo a Bologna, ed è un ritratto degli anni 30, quindi è un Mazzini molto giovane. Il primo ritratto che si conosce di Mazzini, che gira fra gli studenti dell'Università di Bologna. Questo è un Mazzini che sulla via dell'esilio, sulle Alpi, in carrozza. La cosa invece interessante è che molti di questi esuli di ispirazione mazziniana impegnano le proprie forze anche nel portare avanti le proprie idee. Mazzini, che sta via dall'Italia praticamente tutta la propria vita, va in esilio nel 32, rientra nel 49, poi riparte e ritorna nel 70, 71, 72, quando morirà sotto mentite spoglie, cioè con un nome, John Brown, qualcosa del genere, Brown signor, sicuramente, sotto falso nome, in casa di una mazziniana, anche lei ex esule a Pisa, Sara Levi-Nathan. Ecco, Mazzini a Londra impianta una scuola per i bambini figli degli italiani. Questa è la scuola, vedete, la scuola con i bimbi a cui insegna a leggere, a scrivere, ma ci sono anche queste cose interessanti. Insegna la musica, insegna l'arte italiana, insegna a conoscere la storia di quello che dovrebbe essere il paese che questi bambini poi dovrebbero in qualche modo recuperare. Questa è una lapide che è attualmente ancora presente nella palazzina, che non è più quella, ma insomma nel luogo dove era la
scuola per i bimbi fatta da Mazzini e dice appunto in questa casa Giuseppe Mazzini, apostolo della moderna democrazia, ispirato dalla giovine Italia, ispirò la giovine Italia con l'ideale dell'unità, l'indipendenza e rigenerazione del proprio paese. E vedete il simbolo fondamentale delle mani incrociate, che è quello che verrà poi adottato dal Mutuo Soccorso, ma che indica comunque la fratellanza delle persone, delle personalità. Abbiamo detto appunto che i Mazziniani erano la rete della giovine Italia, poi non tanti, cioè chiamarli Mazziniani è un po' posteriori, all'epoca erano gli adepti della giovine Italia, erano coloro che tiravano le fila di molti di questi luoghi di esuli, ma naturalmente non di tutti. Ma l'importanza di Mazzini è decisamente incredibile, enorme. La sua rete di conoscenze fu talmente importante che riuscì a coinvolgere l'alta società e la società colta inglese nell'appoggiare la causa italiana. Per esempio, questo è un ritratto di un personaggio che sicuramente tutti conosciamo, Charles Dickens. Ecco, Dickens appoggiò talmente tanto le idee mazziniane, le idee degli esuli italiani sulla necessità di liberare l'Italia dagli stranieri, che si mise a capo di un comitato, di uno dei diversi comitati che raccoglievano fondi per gli esuli italiani presenti in città, in modo da poterli prima sostenere e poi aiutare nelle opere di insomma, politiche per smuovere la situazione. Queste sono alcune immagini della Londra del 1850, questo è il Crystal Palace, sede delle grandi esposizioni del 1850. Questo qui è l'Hotel Sablonier, che era la sede un po' semi-clandestina, ma tutti lo sapevano, era una clandestinità per modo di dire, dove venivano alloggiati in prima battuta gli esuli italiani che arrivavano a Londra. Aurelio Saffi, Giorgina Saffi, insomma, niente, parliamo di altri italiani. Giorgina Saffi è la moglie inglese veramente di Aurelio, che poi farà moltissimo per le donne italiane. Quindi abbiamo anche questo scambio di esuli che portano all'estero le proprie esperienze, le proprie conoscenze e soprattutto donne che sposano esuli italiani e che poi si troveranno a lavorare intensamente per la società italiana, per il miglioramento della società italiana. Direi che possiamo appunto chiudere qui, chiudo la presentazione. Grazie.